Buongiorno amici e amiche, buon sabato 17 dicembre 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 1, versetti 1-17. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Nasson. Nasson generò Salmon. Salmon generò Boz da Rakab. Boz generò Obed da Rut. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. La genealogia di Gesù, anziché una fredda ripetizione di nomi astrusi, è una fantastica professione di fede nella sua vera umanità. Gesù non si è calato dall'alto, non è piovuto dal cielo come un meteorite, non è uno spirito divino che si manifesta sulla terra. Gesù, il figlio di Dio, è pienamente inserito nell'umano. È anche figlio degli uomini attraverso Giuseppe, il custode, e Maria, la madre. La presenza nella sua genealogia di personaggi negativi e di altri quantomeno problematici assicura che Gesù non ha percorso una via preferenziale, ma è passato attraverso le creature così come sono. Un Dio che si innesta così profondamente nell'umano non è facile da accettare, è un Dio che disturba. Il Figlio di Dio non ha optato per una genealogia da sangue blu. Incontrerà santi e peccatori, gente stimata e gente emarginata, ricchi e poveri, potenti, inermi. E tu sei capace di stupirti di fronte al Dio che tra pochi giorni, ancora una volta, si presenta bambino anche per te. Buona giornata a tutti.